serenate d'amore sono tutte serenate d'amore antiche, serenate d'amore che non si usano più fare, tranne le persone anziane che fanno ancora, ma non so come si portavano prima proprio per serenate. Allora, io inizio con questa serenata d'amore di campagna. Facciamo varie serenate d'amore, varie cantate. Una serenata che si fa a Montemarano in provincia di Avellino, molto 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 bella, veramente molto bella. Scrivo un souvenir d'oro.
voglio raccontare le pene che tengo in cuore. Thank you.
questo che stiamo facendo noi stasera qua, spiego pure un poco agli amici di Bosco Reale. Questo, a parte l'evento della serata, ma questo è un momento di cultura. Questo è veramente un momento di cultura, perché questi canti, ma no, non è un vanto, io sui vanti proprio non esiste proprio. Però se non li faccio io, veramente non c'è più nessuno che fa questi canti. Ed è brutta sta cosa, perché alla fine queste serenate d'amore, i nonni vostri, i genitori vostri, l'hanno avuto pure loro queste serenate. Sicuramente se uno tenesse la nonna e domandasse, cioè, no, come era i tempi tuoi, direbbe che questo era quello che ci stava prima, no? Come ci stava un neomelodico che è tutta un'altra cosa. Alla fine questi canti, la tradizione è quello che appartiene, sono le nostre radici, quello che ci appartiene veramente. Io cerco di portarli avanti nel mio piccolo per quello che so e come posso fare, riesco a riportare fin quando riusciamo, facciamo. Buonasera. Allora, Marco Limadola, sì, te detta, prego, anzi prego, è un grande artista, veramente un grande, ha lavorato con Luisa Conte, con Massimo Re, ha lavorato, ha fatto tanto, veramente un grande, vabbè, il mondo popolare del tamuriato lo conosce benissimo chi è Marco Limadola, visto che mi hanno chiesto un canto alla Madonna, io ho detto che sono molto devoto alla Madonna di Montevergine, facciamo con questa strofa il canto a Maroni Montevergine, perché il canto di Montevergine è un canto di penitenza, un canto polivocale, ci vuole essere non sa che voce per farlo, però almeno facciamo a due voci per far rendere un po' l'idea. Mi dici a padrone, no, buono, se no se ne caramero. E di tutte le sette sorelle Thank you.
Oh,
arriva già.